siamo collegati via Skype con Raffaele Fitto. Raffaele Fitto, che conoscete tutti, è stato presidente della Regione Puglia, ministro per gli affari regionali del governo Berlusconi. Oggi è copresidente di uno dei gruppi principali dell'Europarlamento, l'ECR, che di fatto è il gruppo dei conservatori e riformisti. Buongiorno Fitto, grazie per aver accettato l'invito. Buongiorno a voi, grazie a voi. Ecco Fitto, cominciamo dalla fine, cominciamo dal MES di cui tanto si parla in questi giorni. Questo fondo salva stati per spese sanitarie. La Commissione europea ha detto non ci sarà nessuna troica, nessuna condizionalità aggiuntiva. Queste rassicurazioni possono bastare? Qual è la sua posizione? Innanzitutto il MES fa un riferimento ai trattati, quindi qui non sta cambiando i trattati nessuno, non si tratta di avere una posizione contraria a prescindere, ma il tema è molto semplice: nel momento nel quale noi mettiamo in campo una posizione, diciamo, di disponibilità rispetto al MES sanitario, stiamo evidentemente compiendo una scelta che è quella che poi mantiene tutte le condizionalità che sono previste per il MES nella sua attuazione concreta. Le condizionalità sono quelle che consentono all'Europa di decidere come e quando farci fare delle riforme, in che modo, che tipo di riforme e che tipo di scelte. Quindi, siccome noi abbiamo versato 14 miliardi di euro, non è che ci sta regalando niente nessuno, ci stanno restituendo con delle buone condizionalità potenzialmente sul tema della sanità queste risorse, ma per parlare molto chiaramente restano tutte le altre condizionalità sul resto. E se noi ci dovessimo trovare, e purtroppo la situazione è quella che è, in difficoltà economiche nei prossimi mesi, il rischio di intervento con delle condizionalità forti da parte della Commissione europea, delle istituzioni europee, è molto alto. Lo dico perché poi bastano poche cose per capire un po' il clima. Se il ministro delle finanze olandese sull'accordo del MES dichiara che tolta la parte della sanità, per il resto restano tutte le condizionalità ed esprime soddisfazione per l'accordo, qualche domanda dobbiamo porcela, visto che il suo primo ministro, Rutte, è tra i più schierati in una posizione di contrarietà. Sulla rete è girato molto in queste ore un video, del primo ministro olandese che, incontrando un camionista olandese che gli intima di non dare soldi ai paesi del sud, all'Italia in particolare, lui risponde: state tranquilli, ciò questo non avverrà. Ora, voglio dire, non voglio semplificare o banalizzare temi molto complessi, però più che concentrarci solo sulla questione MES, che ha questi problemi ai quali ho fatto riferimento, parliamo anche di altre questioni. Le altre questioni sono quelle collegate alla totale assenza dell'Europa. Fino ad oggi noi stiamo avendo una serie di dichiarazioni di grande disponibilità, ma di fatto non ci sono delle risposte su nulla, perché se oggi noi volessimo tirare una linea, tracciare una linea e fare una considerazione sulle risorse che sono arrivate dal livello europeo per affrontare questa drammatica crisi sanitaria e quindi economica, ad oggi noi non possiamo dire non possiamo citare nemmeno un euro, perché le dichiarazioni sono state tante. I proclami e i programmi sono stati tantissimi, da quello della BEI a quello SURE per la cassa integrazione per i lavoratori in difficoltà, ad altre promesse. Ma di fatto noi oggi siamo quasi a 3 mesi dallo scoppio di questa pandemia e non abbiamo ancora avuto un solo intervento da parte dell'Europa. Lo dico perché, e chiudo su una considerazione, perché siccome proprio l'altro ieri, il 9 maggio, si è celebrata la festa, così la chiamano, dell'Europa, per i 70 anni della dichiarazione Schuman, io vorrei sommessamente dire che i presupposti di quegli ideali sui quali è stata costruita una Unione Europea che ha garantito pace, sviluppo e crescita fino a un po' di anni fa, rischiano di essere messi fortemente in discussione dagli atteggiamenti che stanno emergendo in questo periodo. Fitto, non la rassicura nemmeno il progetto, l'iniziativa di un recovery fund? Guardi, non mi rassicura nella misura in cui non ne conosciamo i contenuti, e qui inserisco, in coerenza con quanto le dicevo poc'anzi, il tema della tempistica. Penso che qualsiasi imprenditore o cittadino che oggi guarda al dibattito politico e alle scelte istituzionali
non consideri il fattore tempo un dettaglio, ma il fattore tempo è fondamentale rispetto a ciò che noi dobbiamo cercare di portare avanti. Ebbene, noi oggi, dopo quasi 3 mesi, non abbiamo alcun provvedimento. Anche il Recovery Fund è stata una discussione fatta più volte all'interno dell'Eurogruppo nel mese di marzo, i primi di aprile. Poi è stata rinviata al Consiglio europeo, cioè ai capi di Stato che avrebbero dovuto trovare una soluzione, i quali, dopo una lunga discussione, l'hanno rinviata alla Commissione europea. La Commissione europea sta discutendo da una decina di giorni e ancora non sappiamo quando e come completerà questa discussione per poter esprimere un giudizio sul Recovery Fund, perché anche qui il dettaglio delle modalità di finanziamento non è marginale, ma è sostanziale rispetto a questo. E lo dico perché, come appunto le ricordavo, in 3 mesi manca la capacità di intervenire concretamente, anche, ahimè, rispetto alle questioni nazionali alle quali lei faceva cenno, leggendo una serie di agenzie di questa mattina in riferimento all'azione che il governo italiano starebbe proponendo rispetto a questo nuovo decreto. Decreto, la convince questo decreto rilancio, Fitto? Ma mi convincerà o meno leggendolo, perché adesso siamo ai proclami ancora, agli annunci. Mi limito anche qui a inserire il fattore tempo. Questo decreto, se non erro, era il famoso decreto aprile. Noi parliamo dal 1° di aprile di questo decreto e oggi siamo all'11 di maggio e probabilmente vedrà la luce. Anche qui 40 giorni di assenza rispetto alle urgenze che vive il nostro paese, nella più grande e grave recessione e crisi economica che noi viviamo, non mi sembra un dettaglio. Anche questo è un problema. E perché? Perché dentro la maggioranza noi fino a oggi abbiamo avuto, fino a un po' di giorni fa, un atteggiamento molto costruttivo. Adesso però rischiamo di essere, fra virgolette, conniventi se non dicessimo le cose come stanno, perché dentro la maggioranza hanno discusso di tante cose, comprese la questione dei migranti a cui lei faceva riferimento. Ma è il momento per fare questo tipo di discussioni? A me sembra sinceramente assurdo che un governo discuta all'interno rinviando questo provvedimento. E mentre lei citava le misure che il governo dice che farà nel prossimo decreto, e lo vedremo, io mi limito a sottolineare come i 600 euro per le partite IVA, nella maggior parte dei casi, ancora non sono arrivati a destinazione. Basta leggere le proteste dei presidenti, degli ordini professionali, per fare un esempio. Ma anche la cassa integrazione ancora non è arrivata a milioni di cittadini. Quindi noi abbiamo ancora un seguito disastroso delle misure attuate e presentate con grande enfasi, ma poi non ancora attuate, dopo 2 mesi e mezzo, e parliamo di quello che verrà. Io sarei più soddisfatto se avessimo la certezza di quello che è stato detto e poi magari anche di quello che verrà. Non vorrei che, parlando di quello che verrà, continuiamo a dimenticarci di quello che fino a oggi è stato promesso, ma poi di fatto non è arrivato. A Raffaele Fitto, che da ex governatore della Puglia ben conosce anche i patemi del mondo turistico, in questo caso balneare. Le chiedo, Fitto, fanno bene i governatori di regione, quindi anche Emiliano nel suo caso, a chiedere aperture anticipate o comunque di accelerare sulle aperture al governo? La prima è quella di una richiesta da parte dei governatori di anticipare le aperture, sapendo che sono temi di competenza rispetto al DPCM nazionale del governo. Quindi le regioni hanno due soluzioni: un pressing forte perché se arrivi ad una determinata soluzione nazionale che riguardi tutte le regioni, sarebbe auspicabile. Oppure alcune regioni hanno deciso, come la provincia di Bolzano, come la regione Calabria, di forzare tutto questo facendo delle ordinanze o delle leggi. Non ho ben compreso se il Bolzano ha fatto un'ordinanza o una legge, che dicessero alcune questioni anche in contrasto con le competenze o con le previsioni del DPCM nazionale. Questo è lo scenario. Ora, non tutte le situazioni sono uguali.
Perché? Perché chiedere la riapertura garantendo la sicurezza è quanto di più utile e necessario oggi ci sia, di cui ci sia bisogno. Perché non possiamo immaginare che noi in una situazione come questa lasciamo tutto in attesa di... Noi oggi dobbiamo ripartire in sicurezza, mettendo tutte le condizioni perché la sicurezza sanitaria, il distanziamento sia garantito, ma non possiamo pensare di non far riprendere le attività, perché se non lo facessimo, per carità, potrebbe essere un eccesso di attenzione dal punto di vista sanitario, ma rischieremmo poi di trovarci non in una crisi economica, ma nel disastro più totale. Quindi mi sembra che la posizione debba essere questa, evitando però, secondo me, un appesantimento di disposizioni. Cosa voglio dire? Lei ha citato la mia regione di Emiliano, c'è una polemica in corso in questi giorni. Un conto è chiedere di aprire e aprire, come cosa che avverrà secondo me il 18, ma un altro conto è mettersi a fare delle disposizioni regionali che vanno ad aggiungersi a quelle che il governo ha preannunziato per il tramite dell'INAIL, e quindi rischiamo di appesantire ulteriormente i poveri operatori economici, non solamente del disastro di fronte al quale si trovano, ma anche di un eccesso di burocrazia con norme e dispositivi regionali che talvolta sono anche in contrasto con quelli nazionali. Allora, qui bisogna avere da subito, e mi auguro che l'incontro di oggi serva a chiarire questo, delle indicazioni che vengano adeguate poi anche a delle eventuali peculiarità regionali, ma non si può immaginare di fare qualcosa in contrasto su questo, perché diversamente rischieremmo un inutile protagonismo istituzionale che pagherebbero solamente gli operatori economici. Quindi di fatto lei, Fitto, chiede la massima semplificazione. Ma è Aperture sì, assolutamente ma semplificate. aperture sì, e non si discute perché non si può più immaginare questo, ma con la massima semplificazione, rigidità nella indicazione del distanziamento e dell'attuazione dei dispositivi di sicurezza e di tutto ciò che di cui è necessario. Ma evitiamo sovrapposizioni. Nella mia regione circolano bozze di decine, in qualche caso centinaia di pagine di disposizioni. Ma voglio dire, se noi a questo disastro gli gettiamo addosso, gli operatori anche, un eccesso ulteriore di burocrazia, come se non fosse già un disastro quella precedente, veramente andiamo in controsenso in autostrada, non so come Certo. semplificare meglio la posizione. Senta Fitto, in queste settimane adesso i toni si sono addolciti e sono molto più collaborativi, però nelle settimane cruciali, più drammatiche dell'emergenza ci sono state forti polemiche tra regioni del sud e regioni del nord. Come le ha vissute? Diciamo che i presidenti di regione, i governatori, in qualche caso hanno immaginato che questa vicenda potesse diventare un'occasione di visibilità. E lo dico con l'occasione di parlare ad una televisione del Veneto dall'angolo visuale della Puglia. Perché? Perché vede, in questi giorni c'è una polemica, no? La polemica sull'uso dei tamponi. La vostra regione, il governatore Zaia, ha avuto la capacità, la forza anche di imporsi in una polemica col governo centrale su una questione molto seria, la vicenda del numero dei tamponi. Io sono, diciamo, da parlamentare e oppositore comunque della giunta regionale pugliese, è almeno da un mese e mezzo che sollecito la regione Puglia a mettere in campo una strategia analoga sul numero dei tamponi, perché non è un caso che laddove i tamponi sono tanti coincide anche una percentuale elevatissima di guarigioni, a differenza di laddove i tamponi sono bassi. E perché ho fatto questa polemica? Perché nella mia regione c'è il più basso numero di tamponi effettuati. Ora, torniamo alla sua sollecitazione. La polemica nord-sud era collegata probabilmente al fatto che molti meridionali venissero e volessero ritornare a casa con il rischio di creare le condizioni di eventualmente diffondere l'epidemia. A me sembra una polemica, diciamo, assurda, nel senso che le regioni del nord hanno avuto, Lombardia in testa, il dramma di ritrovarsi in questa situazione. Io ho la lucidità e la obiettività di dire che se questo fosse accaduto al contrario, oggi noi saremmo in una tragedia molto superiore a quella che abbiamo vissuto. E dire che oggi immaginiamo una contrapposizione tra le regioni mi sembra una follia. Io mi auguro,
penso e spero che diverse regioni del sud, a partire dalla mia, possano valutare bene quello che è accaduto in altre regioni, a partire dal Veneto, e immaginare di strutturare un sistema sanitario che possa da una parte avere gli interventi d'eccellenza che abbiamo toccato con mano e dall'altra un potenziamento fondamentale, tema sul quale il Veneto è sicuramente apripista, che è quello del territorio, cioè della medicina territoriale. Se lei pensa che il governo ha attivato le unità assistenziali, le cosiddette USCA, con un decreto del 19 di marzo, che dovevano essere attivate entro 10 giorni, e oggi, quindi stiamo parlando di quasi 2 mesi da quella data, nella mia regione ancora non sono attivate, sapendo che abbiamo una percentuale elevatissima di contagiati che dovrebbero essere ai quali dovrebbe essere assicurata l'assistenza nella loro abitazione, ma le USCA non sono partite. Lei capisce bene di quali sono i rischi di fronte ai quali noi ci troviamo. Quindi penso che oggi, più che polemiche tra nord e sud, bisognerebbe cercare di mettere insieme uno scambio di buone pratiche per cercare di utilizzare al meglio quelli che sono dei metodi che hanno funzionato e dei sistemi sanitari che non ho alcuna difficoltà a dire che sicuramente dovrebbero rappresentare delle punte di eccellenza non solo per il territorio che ne beneficia, ma magari anche per aprire un confronto e cercare di portarli in giro sulle altre regioni che ne hanno fortemente bisogno. Quindi a questo punto, Fitto, non le chiedo nemmeno un giudizio sull'operato della giunta veneta. Mi sembra che Ma lei. guardi, anche diciamo, chi la pensa diversamente, chi è schierato in posizione contraria all'attuale governo regionale del Veneto, anche a livello nazionale, anche alcuni organi di informazione, non possano che riconoscere l'efficacia dell'azione del Veneto che, come dicevo, si struttura su un modello organizzativo costruito negli anni molto positivo, ma devo dire anche sul coraggio di alcune scelte, perché non dimentichiamo che il tema dei tamponi, per esempio, è stata una strategia diversa, che in alcuni casi è stata anche osteggiata, ma che è stata portata avanti con decisione e che ha prodotto dei risultati che oggi sono, diciamo, la potenziale strategia dell'intero paese. Questo è un dato di fatto oggettivo. Io non sono abituato ad eccedere nei complimenti strumentali o di parte, ma qui si tratta di prendere atto, e dico per fortuna, di una strategia molto positiva. Fitto, un ultimo flash, poi ci salutiamo. Lei è uno dei nomi che il centrodestra sta spendendo in vista delle prossime elezioni regionali anche in Puglia. Il coronavirus ha congelato le elezioni, la campagna elettorale e via discorrendo. Si candida a presidente della Guardi, regione? allora le faccio una considerazione più politica su questo punto e poi una sulle elezioni. Io ho, su una insistenza molto forte, dato una mia disponibilità, prima che succedesse tutto questo, a scendere in campo. La disponibilità resta, ma non come un obbligo, non è una cosa che io inseguo. Io svolgo il ruolo oggi molto autorevole, del quale sono onorato, di capogruppo di uno dei gruppi più importanti in Parlamento europeo, ed è un impegno che mi soddisfa molto e che mi sta portando anche a fare un'esperienza di grande qualità dal punto di vista personale e politico ed istituzionale. Fatta questa premessa, le dico che la discussione sulle elezioni non mi appassiona più di tanto, nel senso che l'unica condizione che secondo me dovrebbe esserci è quella di smetterla in questa discussione luglio, settembre, ottobre, perché questa sicuramente non fa bene a nessuno. Le elezioni devono esserci, allora si stabilisca subito la data, luglio, settembre, quella che sia. L'importante è stabilirla subito, perché non si può non avere una data che debba avere delle valutazioni di carattere tecnico-scientifico sulla possibilità di svolgere le elezioni, chiaramente, perché questo è l'elemento fondamentale di poterle svolgere in sicurezza, e soprattutto che veda anche nel momento in cui dovessero non esserci più queste condizioni, se è una data che si trova in un periodo in cui magari dovesse malauguratamente, speriamo di no, esserci un riacutizzarsi dell'epidemia, eventualmente si fanno delle scelte, delle valutazioni diverse. Quello che non si può fare, dal mio punto di vista, è dire luglio e aspettare i prossimi 15-20 giorni per deciderlo, perché questo rischierebbe di non essere
corretto rispetto al funzionamento della campagna elettorale e quindi anche delle elezioni. Ma se dovesse essere luglio, lo si decida domani, dopodomani, dando 40 giorni di tempo, 50 giorni per compilare le liste, svolgere la campagna Certo. elettorale e fare tutto questo. Questa è la mia valutazione. Anche la democrazia quindi ha i suoi tempi. Io Fitto la ringrazio per questo suo intervento, le auguro buon lavoro, a presto, arrivederci, Grazie a grazie. voi e buona giornata. Grazie, arrivederci.